Onorevole Deramo, dopo lo scontro, la rottura con il candidato Recchiuti, state convergendo su Nunes? Il centrodestra si sta confrontando al proprio interno, credo che l'unità del centrodestra sia un valore imprescindibile, il centrodestra vince se è unito e soprattutto il centrodestra vince nel momento in cui riesce a interpretare realmente quelle che sono le aspettative di una intera comunità. A Roseto ci sono tutte le condizioni per presentare la coalizione tradizionale che tutti quanti conosciamo e ce la giocheremo alla pari con tutti gli altri attori. Lo avete proposto, Nunes? Ma questa è una ricostruzione giornalistica che ho letto questa mattina. Azzardata? Azzardata, noto che a Roseto le fantasie politiche sono una sorta di quotidianità. Io sorrido, neanche rispondo. Pensate ad altro? Ma noi abbiamo ben chiaro quello che dobbiamo fare. Chiaramente nei prossimi giorni il tavolo regionale chiuderà le candidature su tutti e cinque i comuni a doppio turno e quindi anche Roseto, dopo che avremo terminato anche una fase di ascolto soprattutto con le realtà economiche, i portatori sani di interessi, le realtà sociali, il terzo settore, gli ordini, le professioni, insomma stiamo cercando di trovare una sintesi che sia esattamente corrispondente anche alle aspettative di una città che vuole cambiare.